Le immagini delle rose che fanno da cornice all'Arco d'Augusto e questa splendida giornata che inizia qui dai Giardini Roma in diretta su Fano TV alle 7.30. Buongiorno a tutti, c'è la rassegna stampa come tutte le mattine e il buongiorno vi arriva appunto dal cuore della città di Fano, da questo splendido Arco d'Augusto che si sta illuminando con questo sole. È una giornata oggi meravigliosa, serena. Da qui oggi faremo la rassegna stampa con la lettura dei titoli più importanti, i giornali quotidiani che tutte le mattine sfogliamo insieme a voi. E allora cominciamo come sempre dal santo del giorno. Oggi, e lo vediamo con il cartello, la chiesa ricorda San Pietro Giuliano Eymard. Il sole è sorto alle 5.58 e tramonterà alle 20.30. Per quanto riguarda il tempo abbiamo già detto, oggi sarà una giornata di sole, una giornata dedicata al mare. Cominciamo a leggere i quotidiani e partiamo dal Resto del Carlino di Pesaro. La foto principale è la sfida di Seri, che ha ricevuto le 2.870 firme raccolte per Chiaruccia come sede del nuovo ospedale. E insomma, Massimo Seri dice questa, rivolgendosi al presidente della Ceriscioli, dice questa è l'unica scelta ed è la foto principale pubblicata sul Resto del Carlino di Pesaro. Mentre la cronaca con l'auto che si ferma in mezzo alla 14, muore un 87enne travolto dal SUV, e poi il presidente della Vis colpito da un pugno per difendere i giocatori in ritiro a Cantiano da alcuni tifosi del Gubbio. Entriamo dentro le pagine del quotidiano. Le pagine 2 e 3 sono tutte però per i giorni dell'orgoglio pesarese, con l'uomo del palio che è Massimiliano Santini, che si gode il successo del palio dei Braceri. Il palio dice non si ferma, sarà ancora più bello e sicuro. L'ideatore parla di un successo impensabile. Pensare davvero che questo palio è nato dal nulla, pochi anni di vita e già è un successone. Andiamo sull'altra pagina. Il sindaco Matteo Ricci, che se la gode, dice senza freni eravamo in 100.000. Dati dell'aeronautica per una domenica storica. Stiamo parlando delle frecce tricolori che hanno richiamato sulla spiaggia davvero migliaia di persone. Cambiamo ancora pagina, andiamo a pagina 5 con il terrore in A14, va su e giù contromano per 15 chilometri tra Cattolica e Pesaro. Un anziano è stato bloccato dalla polstrada, avvisata da alcuni automobilisti spaventati, lo credo bene. Ha viaggiato per due volte contromano in autostrada, percorrendo da 10 a 15 km al cardiopalma. È successo ad un 80enne alla guida di una Fiat Punto che ha imboccato ieri sera intorno alle 21.30 la corsia nord, intendendo andare a sud. E questa è l'ultima ora che ha pubblicato il quotidiano. Poi vedremo che invece in autostrada un altro 85enne ha perso la vita, e lo vedremo tra poco. La 18enne invece, una ragazza di 18 anni colpita in faccia da un pugno, ha presentato la querela. Aspettavo le scuse ma non sono arrivate. La ragazza infatti dice mi sarebbe bastata anche una telefonata, che però non è arrivata. Ancora dal Resto del Carlino, salvataggio di un cane chiuso in auto, disidratato dal caldo, aveva fatto a pezzi i sedili. È allarme ma è soprattutto polemica. Ancora dal quotidiano Pesaro, la pagina di Fano, altre 3.000 firme per Chiaruccia. Massimo Seri rincara, dice è il sito migliore dove poter costruire l'ospedale unico, ormai tutti sono consapevoli. Dal web alla realtà, la mobilitazione del gruppo Facebook. Il sindaco dice la città conferma quanto abbiamo sempre sostenuto, Ceriscioli condivida le scelte. Poi la notizia che vi abbiamo dato ieri quasi in diretta nel corso del telegiornale, un incidente che è avvenuto a Gimara, un anziano che è stato travolto sulla statale ed è gravissimo, è successo alle 19.30, l'anziano era appena sceso da via Galassa, la strada che dalla statale conduce verso Ronco San Bacio e Villa Giulia, ha attraversato la statale a piedi, però è arrivato un
uno scooter, quello che ha pubblicato il Carlino sul quotidiano, e l'ha centrato in pieno. Adesso è ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona. Ma un incidente invece mortale, guardate in che condizioni era l'automobile di questo fanese, residente però a Milano, è originario soltanto di Fano, un 87enne che si è schiantato in autostrada tra Riccione e Rimini Sud, è morto sul colpo, mentre sono rimaste ferite altre quattro persone che viaggiavano sull'altra automobile, quella che l'ha centrata, e si tratta di una famiglia, padre, madre e due ragazzine, insomma, mentre la vittima è Amilcare Gregori di 87 anni. Mentre poco lontano da qui, da dove ci troviamo, bitume, polemiche, traffico in tilt, l'assessore Fanesi dice ce l'abbiamo messa tutta, non abbiamo la bacchetta magica, Santorelli accusa siete dei pazzi, questa è la notizia. Le maggiori difficoltà per gli automobilisti si sono avute a mezzogiorno, ovvero nell'ora di punta. Poi sulla pagina 15 di Fano, sempre del Resto del Carlino, l'estate degli eccessi, paura a Sassoferrato perché un ragazzo positivo al test per la droga, un giovane di San Lorenzo in Campo, si è sentito male dopo una festa reggae, è un trentenne che adesso si trova in coma farmacologico. Mentre il lutto, l'addio a Beltrami, maestro di taekwondo e agente di commercio che lascia moglie e due figli, c'è stato il funerale, amico, padre, ci ha insegnato a non arrenderci, c'è stato l'addio a questo con una folla commossa che ieri pomeriggio ha voluto salutare Adriano Beltrami, di soli 45 anni, nella chiesa di Sant'Apollinare, questa persona che purtroppo è morto per una malattia. Dai finti abbracci, ma anche dai finti abbracci alla scusa di dei pomodori, un ortolano settantenne è finito vittima di una truffa, una nuova truffa, nel senso che due donne lo hanno raggirato, 200 euro il bottino, più o meno è iniziato tutto così, due donne che si sono avvicinate con lo scooter a questa persona che stava sistemando l'orto di casa, con la scusa di fare i complimenti per la bellezza dei pomodori, hanno cominciato a parlare e alla fine sono entrate in casa, giusto per portargli via tutti i soldi in contanti che aveva all'interno. E adesso andiamo sul Corriere Adriatico, vediamo subito la prima pagina del quotidiano. Eventi, il turismo decolla, sui social impazza lo show delle frecce tricolori, Pesaro stile Copacabana, e il sindaco dice che spot, gli albergatori attendono i giorni di Rossini ma restano divisi sulle presenze. Poi a Fano invece tutti imbottigliati nel traffico per i lavori, automobilisti ostaggio del cantiere in via Roma, oggi disagi in Viale Gramsci. Poi entriamo dentro velocemente, vedete il turismo spicca il volo. Lo skyline pesarese affollato come a Copacabana invade i social network con video e le foto delle frecce tricolore. Pareri però discordanti sulla ricaduta di presenze alberghiere, si punta sull'effetto Rossini Opera Festival. Perché? Perché Oliva, che è il presidente dell'associazione albergatori, dice che luglio è andato bene a Pesaro, però c'è il 20% delle stanze vuote e quelle occupate sono state vendute a bassissimo prezzo. Mentre a Fano, vedete, sul Corriere Adriatico, la pagina 3, a Fano ci si domanda su che cosa non stia andando proprio bene su questa estate. Per esempio la notte rosa che non è decollata, così come la notte dei saldi, che è stato un flop, vedete, eventi estivi nel mirino. A Fano inizia però il disgelo tra comune e Confcommercio, non si intendono dopo un rapporto idilliaco, è iniziato bene però poi le cose sono andate male tra l'associazione di categoria e il comune. Gli altri nodi sono la perdita della romanità, il sito del turismo che è un sito internet un po' datato, un po' vecchio, e l'assenza di un'applicazione per i cellulari dedicate a Fano e al turismo. Mentre a Pesaro ROF, Rossini Opera Festival, una prevendita da record, già superato l'incasso complessivo del 2015, è un pubblico fidelizzato. Andiamo velocemente a vedere i volti del palio dei Braceri che ha riscritto la storia, Santini stremato e felice, il giorno dopo si pensa già al 2017.
Le buone notizie dalle Marche, le imprese arrivano i segnali positivi, ora anche l'export torna a respirare, la trimestrale di Confindustria segnala piccoli ma importanti passi per le aziende marchigiane. E poi andiamo sulla pagina, sull'altra pagina, quella che riguarda Pesaro e provincia, da Fossombrone, maleducati e isole poco ecologiche a ostacoli, la raccolta differenziata, Fossombrone critiche dall'osservatorio cittadino, avanza il degrado, l'indignazione viaggia anche sul web, necessaria un'importante campagna informativa. La pagina di Fano, caos e afa, imbottigliati nel traffico, i lavori in via Roma sono un incubo. Il comune lì pianifica il 1 di agosto nell'asse viario per la 14 e la superstrada. La città ieri è stata paralizzata, oggi non sarà meglio, ma comunque insomma bisogna armarsi di pazienza, gli uffici non volevano perdere tempo, la tecnica usata impedisce di operare durante la notte, mentre la titolare dei bagni Sergio a Sassone di Fano chiede e dice rivogliamo la quinta fila di ombrelloni, il mare ha sottratto 65 postazioni, subito le nuove scogliere. Questo è la pagina 39 del Corriere Adriatico, anche qui viene raccontato lo schianto fatale in autostrada dove è morto Amilcare Gregori, di 87 anni, nato a Fano ma residente a Milano, lo scontro poco prima di mezzanotte, l'altro conducente positivo all'alcol test, il pensionato invece è morto sul colpo, code e rallentamenti lungo l'autostrada, falciato invece da una moto sull'Adriatica, gravissimo l'investimento a Gimar, l'anziano di 85 anni trasportato con l'eliambulanza al Torrette di Ancona. E poi sempre a Fano c'è un fronte trasversale, ecco tutte le ragioni del no, parliamo ancora di sanità, Fosso 6 ore, i limiti del sito dell'ospedale unico rilanciato dal Partito Democratico, rischio viabilità. E poi le ultime due pagine, disinfestazione ai passeggi, ecco tutti i divieti e gli obblighi, il trattamento è previsto per domani mattina alle 4:30, la prescrizione per chi abita nella zona, sono pericoli per la salute dei residenti e anche degli animali, quindi frutta, verdure e oggetti sono tutti da proteggere. Comune a rischio di Sesto, 90 giorni per un piano, il sì del Consiglio a Valtroni. Il sindaco di Fratterosa scettico sulle possibilità di reperire 1 milione di euro, lo ricordiamo, il comune deve risarcire una famiglia e quindi insomma deve trovare questi soldi, ma chiaramente per un comune così piccolo come Fratterosa trovare 1 milione non sarà facile. Proloco, gemellaggio tra San Costanzo e Fano, l'intesa per una proficua collaborazione suggellata dalla sagra Polentara. E poi a Cracovia, siamo da Mondolfo a Cracovia dove si è tenuta la GMG, per tutti il linguaggio dell'amore e l'entusiasmo dei ragazzi di ritorno dalla giornata mondiale della gioventù, eccoli qua i ragazzi delle parrocchie di Mondolfo, Marotta, Ponterio, Monteporzio e Castelvecchio, tutti felici, soddisfatti e probabilmente anche un po' stanchi, ma comunque ne sarà valsa sicuramente la pena. Complanare finita, siamo sulla pagina di Senigallia. Complanare finita ma chiusa, resta il nodo della proprietà. Il comune valuta se è conveniente che la presa in carico passi all'ANAS. Poi ci sono i giorni del Summer Jamboree, Summer Mania, colore e amore. Marco ed Elisa si sono sposati dopo il Jamboree, c'è una partnership con la Lega del Fino d'Oro di Osimo. Mulino di Ostra attacca il monopolio della Manitoba nel commercio della farina per fare la pizza, questa è una cosa commerciale, lì c'è un mulino, quello di Ostra, lì vicino, ma evidentemente gli organizzatori hanno scelto la Manitoba per appunto fare le pizze del Summer Jamboree. Con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa in diretta dai Giardini Roma del Pincio di Fano, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera alle 20:30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, a voi tutti, buona giornata.